Dalla Sacra di San Michele alle pianure della Pampa argentina, passando per San Francisco e per gli sterminati territori del Queensland australiano. Per una settimana la bandiera del Piemonte ha idealmente unito tutti i piemontesi del mondo, che rispondendo all'appello lanciato dal Consiglio regionale, hanno esposto il drapeau nei luoghi più rappresentativi delle loro comunità e hanno condiviso immagini e pensieri sui social network con gli hashtag «Il Piemonte che sono» e «Una regione tante storie». Una iniziativa, quella legata all'esposizione della bandiera, che ha accompagnato le celebrazioni della Festa del Piemonte e che soprattutto celebra i 50 anni dell'istituzione della regione, nata il 13 luglio del 1970. Un gesto semplice ma carico di significati, che invita a riscoprire l'identità di un territorio e la sua storia, che non può essere divisa dalle storie dei tanti che dal Piemonte partirono verso paesi lontani. Storia del Piemonte è anche una storia di emigrazione, di piemontesi che si sono trasferiti su altri territori. Abbiamo necessità di ricongiungere la storia dei paesi più lontani col nostro, perché dobbiamo far vedere che il Piemonte è unito, soprattutto in una situazione post-Covid dove ci ha allontanato. Dobbiamo riavvicinare tutti i parenti e tutti i cugini, come le chiamiamo noi, oltreoceano. Dobbiamo fare in modo che ci sia un riavvicinamento culturale dei piemontesi nel mondo verso il Piemonte. È forte il senso di appartenenza, è forte l'orgoglio delle radici che unisce tanti nostri concittadini all'estero, anche quando è grande la distanza di chilometri che li separa dalla loro terra di origine. Ogni volta però che ostentano, che mostrano con orgoglio il drapeau, la bandiera della regione Piemonte, tutti i piemontesi sono lì con loro a festeggiare insieme, ricordarci che siamo sempre tutti fratelli della stessa Italia.